Buongiorno a tutti, buon 25 novembre a tutti i docenti, ai dottori che ci stanno aiutando e sono intervenuti, agli studenti e a tutte le persone che sono collegate. Ognuno di noi sa il significato importante di questa giornata e noi come istituto già da anni siamo attivi. In questo senso, per ricordare le vittime, che sono vittime di violenza fisica, psicologica, e soprattutto per fare una campagna di sensibilizzazione verso i nostri studenti e verso gli altri studenti. Quindi anche quest'anno dal Ferraris Brunelleschi parte questa campagna di sensibilizzazione. In questa giornata avremo modo di sentire interventi di persone di vario genere che spero siano di vostro gradimento e soprattutto vi diano uno spunto di riflessione, lo diano a noi personalmente e a tutti voi. Ringrazio le scuole che sono presenti, ringrazio tutti i docenti e gli studenti, non solo dell'Istituto Ferraris Brunelleschi, ma so che sono presenti anche studenti del Pontormo, studenti delle scuole secondarie di primo grado e docenti anche degli altri ordini di scuola. Questo ci fa molto piacere. E in questo momento darei la parola praticamente alla nostra dirigente scolastica, la professoressa Daniela Mancini, dirigente scolastica, scrittrice e, come io dico sempre, una persona veramente illuminata, perché se non avessimo una dirigente illuminata non potremmo permetterci di ovviamente fare queste iniziative. Vorrei precisare che questa iniziativa contemporaneamente a noi la sta facendo l'Istituto Vaccarini di Catania, con il quale è nata già dall'anno scorso una sorta di gemellaggio. E abbiamo aderito sia noi che loro alla Federazione Nazionale degli Insegnanti e facciamo questo progetto in collegamento con loro. Passo la parola alla nostra dirigente scolastica, alla professoressa Daniela Mancini. Buongiorno a tutti, ringrazio la professoressa Desideri, non tanto per le parole nei miei confronti, ma per l'impegno che insieme anche ad altri insegnanti del Ferraris, lei diciamo così li coordina, hanno profuso per poter anche in questa situazione di estrema difficoltà fare diciamo questa manifestazione che serve a sensibilizzare sul problema della violenza alle donne e anche ai minori, purtroppo, che in questo giorno appunto si ricorda. Una manifestazione, un ricordo che non deve essere di convenzione, perché è stato stabilito che il 25 appunto sia questa giornata, ma che serva proprio di educazione. Non a caso è stato introdotto nel nuovo ordinamento l'ora di educazione civica. Ecco, io mi domando se c'è qualcosa che è più pregnante che educare i nostri ragazzi al rispetto l'uno dell'altro, al rispetto, diciamo, e all'ascolto di chi può anche essere in contrasto con noi e soprattutto a un sereno equilibrio, diciamo, tra ragazzi e ragazze. Noi siamo una scuola prevalentemente maschile e forse è proprio per questo che c'è una maggiore sensibilità, perché i ragazzi vanno educati, io direi, fin dall'infanzia ad avere un rapporto corretto di genere. Ho piacere che ci siano anche le famiglie, perché molto spesso la violenza che si esercita, che l'uomo esercita nei confronti della ragazza, della fidanzata,
poi magari della compagna, molto spesso viene da lontano, viene da modelli che loro ritrovano anche in famiglia, in cui la donna soggiace alla, diciamo, alla prevaricazione del compagno. E quindi è questi modelli che bisogna sradicare. E bisogna sradicare in una educazione continua, continua. Ecco perché questa giornata deve rappresentare una, diciamo così, un momento in cui si porta a conoscenza anche di chi ruota al di fuori della scuola di quello che si vuole fare. Però io invito tutti a sensibilizzare i nostri ragazzi, i nostri studenti ogni giorno, perché in tantissime occasioni c'è la possibilità di far comprendere, far capire che un atteggiamento prevaricante e soprattutto un atteggiamento di violenza è nocivo non solo per chi lo riceve, ma anche per chi lo compie, anche per chi lo compie. Le persone che hanno questo atteggiamento violento, io direi che sono delle persone infelici. Infelici, non c'è felicità nella prevaricazione, nel dominio, c'è solo disagio. Ecco, io questa giornata la interpreto come una previsione, diciamo così, una protezione o un'attività di prevenzione al disagio, perché comunque sia, anche se a subire, e soprattutto in questo caso la donna, però anche diciamo, il maschio, il ragazzo, l'adulto, anche lui alla fin fine, vero, ne risulta vittima. Vittima di se stesso, vittima di certi comportamenti sbagliati, di un'educazione sbagliata. Quindi io ringrazio tutti quelli che interverranno a portare il loro contributo, per far sì che una goccia alla volta si possa, come dire, alla fine riempire, vero, di valori positivi anche l'educazione che ricevono i nostri ragazzi nelle scuole. La scuola non è più solo il saper leggere e scrivere, ormai non lo è più da tanto tempo, e credo che in un momento come stiamo vivendo di grande difficoltà adesso, questo ce lo dobbiamo, diciamo così, ricordare. Per cui io, insieme, insomma, al ringraziamento che tutti, a tutti gli intervenuti, io auspico anche un ritorno in presenza, proprio nella considerazione che è dal confronto che si cresce anche professionalmente in maniera costruttiva, e quindi la presenza è indispensabile. Spero che questo possa avvenire presto, perché purtroppo bisogna riconoscere che questo periodo di pandemia ha acuito ancora di più i problemi che già c'erano prima, tra cui ovviamente questo della violenza sull'altra parte, perché sulle donne, perché stare chiusi, non confrontarsi con gli altri, purtroppo tira fuori a volte anche gli istinti peggiori e le situazioni peggiori. Quindi io vi ringrazio anche i nostri ragazzi che si sono prestati, che sempre hanno, diciamo, collaborato e collaborano, e spero che anche per loro sia stato un momento di ritrovarsi, anche se a distanza, ma di scambiarsi opinioni, è un momento per crescere, crescere di cui abbiamo bisogno tutti, giovani e meno giovani. Grazie di nuovo a tutti e buona giornata. Scusate, mi vedete usare il telefono, non è mio solito, ma mi stanno scrivendo e non riescono a entrare nello streaming, sia dal Pontormo, sia dal Virgilio, sia da Poggibonsi.
Quindi io sto cercando di risolvere questo problema. Non Di è solito difficile. per me li mando il link direttamente. Silvia, scusami, ma io sono automaticamente collegata. Non dice, gli dice non è disponibile per indirizzi esterni all'organizzazione. Scusate, un problema tecnico, non l'abbiamo mai fatto. I nostri informatici purtroppo oggi non ci possono aiutare e quindi Laura, inviami immediatamente il link perché da Poggibonsi, dal Virgilio, dal Pontormo mi diano e non li Per faccio. modo di far accedere la funzione. Aspetta un attimo. Credo quando si fanno per esempio le riunioni, chi fa da amministratore alle volte deve chiudere e riaprire. Non lo so, questo lo vedo quando si fanno i collegi. Bene. Volevo far partire, mi dispiace perché ci sono un sacco di scuole da tutte le parti che vogliono partecipare e che non parta, questo è veramente un dispiacere. Questo l'hanno organizzato i nostri informatici, noi siamo Dipartimento di Lettere e quindi questo. Allora io intanto Streaming approfitterei per c'è, ci sono 170 persone nello streaming. Non è che lo streaming non c'è, lo stanno guardando. Ci sono 670 persone che chiaramente probabilmente saranno di scuola nostra. Devo cercare di capire se c'è modo di far arrivare il. Lo sta cercando anche D'Agostino in questo momento. Perfetto, bene. Allora, vediamo perché mi stanno scrivendo da tutte le parti. Allora, io intanto farei partire e saluto con grande affetto il nostro assessore alla cultura, Giulia Terreni, e intanto, prima di far partire l'intervento del dottor Claudio Pagliara e della dottoressa Pifferi, che presenterà la professoressa Spannocchi, farei parlare il nostro assessore. Sì, buongiorno a tutte e a tutti, mi sentite? Bene, allora grazie innanzitutto dell'invito a partecipare a questa bellissima iniziativa, anche se non in presenza. Io vi porto i saluti da parte dell'amministrazione comunale, ovviamente, e lo faccio in un modo un po' inconsueto perché non sono così abituata a fare i saluti, a portare i saluti, ecco, telematici, diciamo così. Oggi è una giornata che se ne parla sempre tanto, forse in occasione spesso, insomma, della ricorrenza della data stessa, però è un problema che c'è tutti i giorni, quindi ogni donna che è vittima di violenza in famiglia, in casa, anche violenza non soltanto fisica ma psicologica, sa benissimo. Vive in prima persona l'incubo, come ha detto benissimo anche la dirigente Mancini, che ha fatto un'introduzione perfetta, ha detto appunto che non è importante soltanto parlarne, ovviamente benissimo parlarne, ma insegnare ai ragazzi, cioè attraverso la cultura, in questo caso, insegnare ai ragazzi che cosa è giusto e cosa è sbagliato. Nel senso, ora. Non voglio entrare in troppi discorsi filosofici o non mi voglio addentrare in un ambito, ecco, che non è il mio, però diciamo è veramente importante oggigiorno parlarne soprattutto con i nostri giovani, perché spesso appunto sono loro le stesse vittime, come ha detto la professoressa, la dirigente Mancini, e è un flagello, quella della violenza sulle donne, è un flagello che è veramente mondiale, c'ha dei numeri impressionanti. Ora con il lockdown, nei mesi precedenti, i numeri delle vittime di violenza sono stati numeri che veramente sono balzati oltre, diciamo, il consueto, diciamo così. E questo perché ovviamente la reclusione in casa spesso è proprio il problema, cioè la vittima ha il mostro, tra virgolette, in casa che è spesso un compagno o un marito, e quindi
di trovarsi rinchiuse in casa in questo momento, in questa chiusura, in questo lockdown, è stato un po' un problema. Per fortuna noi a Empoli abbiamo il centro Lilith antiviolenza, vedo Maya Albano collegata, buongiorno, che è un fiore all'occhiello della nostra città e questo ci inorgoglisce molto, perché fanno un lavoro veramente, veramente egregio e per questo non finiremo mai di ringraziarle abbastanza. E niente, concludo dicendo che la violenza non si combatte soltanto con le leggi, ma si combatte appunto con l'educazione. Con l'educazione e con il rispetto verso le donne, verso i componenti della propria famiglia e per fortuna, come diceva Daniela, adesso con l'educazione civica forse abbiamo anche un mezzo in più, ecco, nelle nostre scuole. E sono molto contenta che questa iniziativa sia partita proprio dalle scuole. Quindi quando Silvia mi ha mandato l'invito, la professoressa Desideri mi ha mandato l'invito, non me l'aspettavo, devo essere sincera, perché ecco, vedere proprio un dibattito, un dialogo partire dalla scuola è veramente importante, perché forse oggigiorno bisogna parlarne di più ai nostri ragazzi, non soltanto il 25 di novembre, ma sempre, tutti i giorni. E si legge sempre tanti titoli, si sente sempre i telegiornali che magari mandano sempre gli stessi annunci, vanno un po' affittonate, no? Anche i giornalisti, magari c'è un giorno in cui parlano della violenza delle donne, il giorno dopo parlano invece dei disastri ambientali, è cronaca, però ecco, magari bisognerebbe approfondire di più l'argomento e lavorare ancora tanto, perché le donne vittime sono tantissime e quindi questo noi non ce lo dobbiamo scordare. Quindi bene, bravi, vi ringrazio e concludo così, mandandovi un abbraccio virtuale a tutte e a tutti. Allora, ti ringraziamo tanto Giulia, io invece sono molto preoccupata perché mi stanno continuando a scrivere e il nostro informatico, il professor D'Agostino, che ha creato lui lo streaming, non riesce a capire perché gli altri istituti non riescano a entrare, questo mi preoccupa. Però a questo punto passo la parola, perché sono già le 10:20, alla professoressa Spannocchi, che ovviamente è stata una delle organizzatrici, anzi direi ovviamente fondamentale, insieme alla professoressa Ferdani, per portare avanti l'iniziativa di oggi. Scusatemi, io in questo momento, se mi vedete ogni telefono, mi vedete qui proprio perché Scusa Silvia, se c'è qualche rappresentante di istituzioni che vuol portare il suo saluto, è molto gradito. Io vedrei se tra quelli che sono riusciti a collegarsi ci può essere qualche rappresentante dell'istituzione che vuol salutare. L'avremmo visto, perché i rappresentanti delle istituzioni hanno il link della Gesuite, preside. Bene, grazie. Niente. Benissimo, buongiorno a tutti e naturalmente do il mio caloroso benvenuto a tutti i relatori che hanno messo a disposizione la loro esperienza e il loro tempo preziosissimo per la nostra comunità scolastica. Come è stato già detto, il tema della violenza delle donne è un tema particolarmente attuale, anche e soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui ci troviamo costretti per la maggior parte dei casi, in gran parte del nostro tempo, a casa, sapendo proprio che la maggior parte appunto della violenza delle donne viene perpetrata proprio all'interno delle mura domestiche. Le recentissime ricerche da parte dell'Istat dimostrano addirittura come durante il primo isolamento, quello che solitamente chiamiamo lockdown, da marzo a giugno, le chiamate di aiuto al numero verde 1522 sono addirittura aumentate in maniera esponenziale. Pensate che il 119% sono aumentate, quasi vuol dire 5.000 chiamate in questi pochissimi mesi. E purtroppo, come appunto ci confermano i dati di cronaca, la violenza sulle donne è un fenomeno che veramente interessa, possiamo dire riguarda tutte le latitudini. Le latitudini geografiche,
culturali e economiche. Pensate che come scuola proprio il Ferraris Brunelleschi, forte proprio della convinzione che la scuola deve andare anche oltre la semplice denuncia, ma debba soprattutto educare, informare e formare i futuri cittadini, vorremmo anche dare una parola di speranza ai nostri giovani studenti, dicendo che si può anche uscire dalle catene della violenza. Si possono spezzare queste catene e soprattutto è possibile riannodare il filo della vita. Ecco perché oggi, per questo 25 novembre, noi ormai lo facciamo da tanti anni, ci mobilitiamo ogni anno e lo facciamo veramente per tutto l'anno. Ecco perché quest'anno abbiamo scelto di dare attenzione al codice rosa, ovvero a quel percorso appunto di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza e in particolare, non dimentichiamo, oltre alle donne, ai bambini e alle persone discriminate. Siamo quindi particolarmente onorati noi veramente, qui dal nostro collegamento, di avere con noi il dottor Claudio Pagliara e la dottoressa Alessandra Pifferi, entrambi medici dell'azienda USL di Toscana Sud-Est e soprattutto, diciamo, facenti parte attiva della task force ideata dalla dottoressa Vittoria Doretti, che non smetteremo mai di ringraziare per l'aiuto generosissimo, umano, fattivo che ci ha dato, appunto. Sono, dicevo, fanno parte della task force di Codice Rosa. Siamo grati alla loro presenza, come dicevo prima che fossimo in diretta streaming, soprattutto considerando il momento di emergenza sanitaria che noi stiamo vivendo e quindi il loro tempo dedicato a noi, all'educazione, alla formazione è diciamo così apprezzato in maniera particolare. Darò due informazioni proprio sul codice rosa, senza rubare tempo poi agli interventi alla mattinata. Ricordiamo a tutti, a nostri studenti, che il codice rosa è nato nel 2009, è nato a Grosseto, in Toscana, e appena 4 anni dopo, dal 2009, è stato scritto nella Convenzione di Istanbul, che è la Convenzione contro la violenza sulle donne. Pensate che si tratta di un esempio virtuoso veramente di dialogo, quando si dice l'importanza del dialogo, della comunicazione a tutti i livelli proprio, tra diversi enti, centri di violenza in prima linea, veramente diciamo così che si sono fatti parte attiva in questo processo. Da cui si evince appunto che nessuno, questa è la prima cosa che ho sentito dire a Vittoria Doretti, alla dottoressa Doretti, nessuno può sostituirsi nei ruoli. È così, quindi non si chiede che si sia per forza di cose eroi, serve la rettitudine di ciascuno di noi nel ruolo che ricopre, nel ruolo di medico, di insegnante, nel ruolo di genitore. Oggi ancora di più, in cui il nostro linguaggio, lo sentiamo continuamente, è un linguaggio estremamente feroce, siamo indotti, no, a rivolgerci in maniera estremamente feroce. Ecco, il merito di Codice Rosa della Regione Toscana è stato soprattutto quello di capire che non ci doveva essere differenza tra la donna che era violentata a Grosseto o quella che era violentata a Firenze, la donna che veniva appunto violentata nel piccolo centro di provincia o quella che veniva appunto violentata in città, ma che il protocollo appunto che doveva essere diffuso in tutti i pronti soccorso doveva essere unico, quello appunto di rivolgere attenzione in primo luogo alla persona che subisce violenza. Pensate che dal 2014 il codice rosa si è diffuso in tutta la Toscana e dal 2015 appunto è diventata, con la legge di stabilità, parte integrante delle linee guida in tutta Italia. Ecco perché, diciamo così, è
così importante, no? La presa in carico della persona che subisce violenza, ed è importante che soprattutto la donna, la persona che subisce violenza, nel primo soccorso riceva veramente aiuto e accoglienza. Non dico a caso queste parole perché il logo di Codice Rosa della Regione Toscana è proprio fatto, composto da due mezze lune che si intersecano, che vogliono proprio dire accoglienza e aiuto. E allora, voi avrete senz'altro visto dal disegno della nostra locandina, il cui autore è un nostro studente del secondo anno, che ringraziamo e salutiamo, Filippo Braglia, che il disegno evoca sullo sfondo due mezze lune che si intersecano. Ecco, proprio in segno di aiuto e di accoglienza. Pensate che i dati Istat ancora ci dicono che su una popolazione italiana di oltre 60 milioni di persone, 4,3 milioni di donne, appunto, hanno subito violenza. Si tratta di violenza fisica, violenza sessuale, violenza psicologica, quella più sottile, che è più difficile da combattere e che spesso è animata e sostenuta dall'indifferenza e dal silenzio. Il silenzio della persona che vive ciò che gli è capitato, appunto, con profondo senso di vergogna, con paura, e che spesso non trova, diciamo così, o non ha trovato fino a questo momento un aiuto, un canale di aiuto. Ecco perché appunto è importante partire proprio dal Codice Rosa, un percorso appunto che nei primi 20 minuti in cui la persona è presa in carico dal pronto soccorso, appunto, si pone proprio la donna al centro, comunque la persona che subisce violenza al centro, facendo in modo che siano gli specialisti a raggiungere la persona che ha subito violenza e non il contrario. Io non aggiungo altro perché appunto saranno i nostri medici, che veramente ringrazio di cuore, perché sono stati di una generosità, di una disponibilità unica, eccezionale. E lascio la parola quindi in ordine al dottor Claudio appunto Pagliara, e a seguire appunto alla dottoressa Alessandra Pifferi. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito, grazie alle organizzatrici e agli organizzatori dell'evento, e un saluto affettuoso alle ragazze e ai ragazzi che ci stanno ascoltando. Cosa devo dire? La professoressa Spannocchi è stata chiarissima nell'andare a definire ciò che Codice Rosa in qualche modo ha voluto significare, per cui aggiungerò solo delle semplici cose per chiarire qualche aspetto. Dunque, Codice Rosa, intanto una precisazione, perché magari anche questo è stato in qualche modo frainteso. Come vedete non è un colore, ma una rosa bianca, proprio per stare a significare in qualche modo che Codice Rosa si occupava della violenza in generale, ovviamente con un occhio di riguardo e un'attenzione massima a quella che è numericamente e per importanza sicuramente la violenza di genere, però senza sottovalutare e senza dimenticare gli altri aspetti della violenza, e soprattutto per chi colpisce, poi viene colpito poi dalla violenza stessa, a partire, come è stato detto, dai minori, dagli anziani, da tutte quelle forme di discriminazione.
Codice Rosa, vedete, cos'è diventato oggi? Oggi è diventato una rete clinica a tempo dipendente, assimilabile alle reti cliniche a tempo dipendenti, questo per un'evoluzione che ha assunto negli anni dal 2010, dalla fine del 2009, inizi 2010, quando poi dal 2011 è diventato un progetto regionale e si è evoluto in questa forma di una rete clinica, come vi dicevo, assimilabile alle reti cliniche tempo dipendenti. Perché assimilabile? Perché poi in realtà il tempo era fondamentale e nel momento della gestione della situazione d'emergenza, ma anche nell'accompagnamento verso il territorio in quella che è una presa in cura, una presa in carico del territorio stesso, in cui le tempistiche sicuramente diventano fondamentali. Per cui vedete che si rivolge alle donne vittime di violenza di genere, il percorso donna, così come anche delineato dall'ultimo percorso normativo che poi è diventato legge di Stato, che fin dal 2018 ha obbligato in qualche modo i servizi sanitari delle regioni ad avere nei pronto soccorso un percorso dedicato alle vittime di violenza. E poi vedete alle vittime di violenza causate da vulnerabilità, discriminazione, è il percorso cosiddetto per le vittime di crimini di odio. Un cenno a quelle che sono le forme di violenza secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché questa è una slide, è una vecchia slide, ma credo sempre molto interessante e utile, al di là delle definizioni poi della violenza o della violenza di genere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità qui vuole mettere in evidenza i tipi di violenza e la natura della violenza stessa. Vedete, dall'autoinflitta, quindi comportamenti suicida o di autoabuso, ma vedete l'interpersonale, all'interno della famiglia e dal partner, ma che va poi anche a colpire non solo il partner ma anche i bambini e gli anziani, quindi all'interno della famiglia stessa. Una violenza interpersonale di comunità che è inflitta nei confronti dei conoscenti e degli estranei, e una collettiva è sociale, politica ed economica. Beh, insomma, questa mi sembra una slide interessante, al di là anche della natura della violenza, vedete fisica, sessuale, psicologia, privazioni, perché abbraccia a 360 gradi un po' quello che possiamo trovare intorno a noi, la violenza che possiamo trovare intorno a noi in tutti i suoi aspetti. Ma l'inquadramento del problema è già stato in parte detto dalle prof, e vedete che sicuramente il problema della violenza domestica non è un problema che si limita ad essere presente in qualche paese, ma o a prescindere dal gruppo sociale, economico, religioso, ma è trasversale a tutti i paesi, è trasversale a tutte le culture, è trasversale a tutti i gruppi sociali di appartenenza. E per violenza contro il partner proprio si intende un qualsiasi comportamento all'interno della relazione di coppia che provochi un danno fisico, psicologico o sessuale, e attraverso vari comportamenti che vedete, non vi sto ad elencare, ma che vedete qui scritti, e che vanno appunto a provocare dei danni fisici e quant'altro. La rilevanza del fenomeno, anche questo è un aspetto che è stato messo in evidenza, e vi confermo solamente questi dati che in parte sono già stati detti, e che un terzo, vedete, in Europa delle donne è stata vittima di violenza fisica e o sessuale nel corso della vita, e l'Italia è in linea infatti con questo valore, che nel 2014, questo è il penultimo rapporto dell'Istat, ma che comunque viene confermato poi anche nell'ultimo rapporto, 5 donne ogni 100 ha dichiarato di aver subito almeno una forma di violenza negli ultimi 12 mesi, e 2 ogni 100 donne da partner attuale o precedente. E un altro dato che credo sia importante da tenere in considerazione è che nel 65,2% dei casi i figli hanno assistito alla violenza, è un aumento rispetto al terzultimo rapporto Istat. Questo è un dato significativo, perché vi fa capire quanto poi in realtà oltre alla violenza di genere questa venga in qualche modo a interessare in questo caso i minori in maniera importante.
Un altro dato da mettere in evidenza, e tanto per far capire poi ancora di più l'entità del problema, è il femminicidio. Qui non sto a scendere nei numeri perché poi sono sempre noiosi, ma l'andamento numerico dei femminicidi totali dal 2000 al 2013, vedete che è rimasto costante, non c'è stata una variazione o una diminuzione, cosa che invece in questo grafico è ben evidente, perché al di là di una diminuzione totale, una diminuzione ovviamente che riguarda gli omicidi volontari, vedete che invece gli omicidi per genere, quindi verso le donne, è rimasta costante. Quindi questo è un altro dato estremamente significativo su quale sia l'entità e la gravità del problema. Come è nato? In parte vi è stato accennato. È nato nella nostra provincia, nella provincia di Grosseto, ma che in qualche modo rispecchia quello che era presente anche in tantissime altre province della nostra Italia. Esisteva una rete provinciale antiviolenza composta da vari enti, associazioni, istituzioni, la scuola, il centro antiviolenza, tutti sicuramente componenti che al loro interno svolgevano nel miglior modo possibile, con le massime competenze, la propria lotta contro questo mostro a tante teste. Qual è il problema del mostro a tante teste? Che se non vengono tagliate tutte le teste, il mostro non muore. E per tagliare tutte le teste bisogna che gli attori che sono presenti nella rete provinciale antiviolenza abbiano dei collegamenti e delle connessioni forti. Ma quel modello di rete non aveva quella linearità, quella forma sicuramente in grado di fare una rete con le maglie strette. Aveva, con tutta la buona volontà, ma dei grossi problemi che andavano a coinvolgere, vi ripeto, tutti quelli che erano gli attori della rete. Quindi bisognava sicuramente fare qualcosa, anche perché ci rendevamo conto, e questo credo che sia un grande gesto di umiltà da parte dell'azienda sanitaria, nell'andare soprattutto dalla parte del pronto soccorso, di andare a capire che sbagliavamo qualcosa, perché alla fine del 2009 ci rendemmo conto di quali erano i dati del centro antiviolenza di Grosseto, con i suoi numeri, da quelli che erano i dati della procura, con i fascicoli sulla violenza sessuale, andavamo a guardare i dati del nostro pronto soccorso e ci rendevamo conto che noi non avevamo numeri, ma questo era impossibile, era assolutamente impossibile che una donna vittima di violenza non passasse in pronto soccorso, perché guardate, una donna vittima di violenza, quando si reca a fare una denuncia o quando si reca al centro antiviolenza, ha in qualche modo fatto già dei passi avanti e in qualche modo si è resa è cosciente di quello che le sta succedendo e ha la forza di fare qualcosa. Le donne vittime di violenza a volte passano in pronto soccorso non dichiarando di essere una vittima di violenza, magari vengono in pronto soccorso dicendoti che sono cadute dalle scale o che hanno urtato contro lo stipite di una porta. Quindi sicuramente avevamo molto da fare. Chiedo perdono, interrompetemi se vado troppo lungo perché non so le tempistiche. Quindi sicuramente nasce, dovevamo fare qualcosa, e all'inizio, nel 2009, abbiamo pensato di fare questa qualcosa di diverso rispetto a prima, intanto andando a fare una sorta di protocollo d'intesa reale, ma che partisse dal basso, un bottom up, non calato dall'alto, ovvero sia con la procura e con le forze dell'ordine, in modo da fare una formazione insieme, da crescere insieme da un punto di vista proprio della cultura del problema della violenza. Questo fatto insieme ai centri antiviolenza che sul territorio erano e sono da sempre sicuramente un punto di riferimento, ma anche dalle altre componenti dell'azienda, penso ai consultori, penso ai servizi sociali, cioè a tutti quegli aspetti che poi sicuramente erano fondamentali nello sviluppo del Codice Rosa. Quindi si andava delineando anche, e di pari passo ovviamente, accompagnati anche dalla Regione, a un nuovo percorso, ovviamente sempre guidato da
riguarda procedure, perché sapete che comunque la sanità e la medicina in qualche modo in generale si rifanno molto alle procedure e a quelle che sono a chi fa che cosa, perché per noi sono un punto fondamentale. Quindi c'era una fase di prevenzione in cui sicuramente i consultori, le associazioni, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta avevano un'azione di prevenzione. Così come l'intervento in acuzia e l'emersione, io parlo sempre del pronto soccorso, ovviamente, però è chiaro che i punti della rete, qualsiasi punto della rete venga a contatto una vittima di violenza, ora è in grado di veramente mettere in azione, in campo, tutti i nodi della rete. Quindi questo intervento in emergenza legato al discorso del codice rosa, ora poi la task force ha cambiato nome, non è più una task force, è diventata una rete tempo dipendente, quindi si è evoluta ovviamente con il tempo, ma come è giusto che sia, e che metteva in campo, vedete, la procura, il 118, il pronto soccorso, le forze dell'ordine, poi in una fase fondamentale assolutamente, che è quella della presa in cura territoriale, della presa in carico territoriale, anche se il termine in carico non è bellissimo, però rende l'idea, che metteva e deve mettere in campo quelle sono le risorse sul territorio, dai servizi sociali ai consultorali ai centri antiviolenza. È quella la vera sfida che poi già in parte abbiamo affrontato e che già in parte abbiamo messo in campo, ma che ci aspetterà, perché poi è fondamentale quello. Sarebbe stato assurdo per noi avere delle procedure perfette assolutamente a tutela di una vittima di violenza in pronto soccorso, sia per la violenza sessuale che per il maltrattamento, la raccolta corretta delle prove, tutta una serie di situazioni che solamente andavano a tutelare, però poi andare ad accompagnare la vittima di violenza alla rampa del pronto soccorso senza mettere in campo quelle che erano risorse sul territorio. Quindi questo diventa assolutamente un elemento determinante. Questi sono solamente dei flash su quanto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un vecchio rapporto del 2002, ma sempre attuale, identifica il pronto soccorso come un contesto ideale per l'emersione e il sostegno iniziale, laddove ovviamente questo avvenga. La centralità del pronto soccorso, vedete che comunque c'è una rilevazione precoce in un caso di violenza, e guardate, non è semplicemente una modalità sanitaria di accoglienza, ma è un'adeguata accoglienza e uno spazio d'ascolto, perché il sanitario, l'operatore del pronto soccorso, che sia infermiere o che sia medico, deve sapersi anche approcciare, perché la modalità con cui va a rispondere e interagire con la vittima di violenza ne fa poi la differenza. Ma vi spiego semplicemente perché una vittima di violenza viene in pronto soccorso anche non dichiarandolo, come vi ho detto prima, di essere una vittima di violenza, però magari se si rende conto di essere arrivata in un posto dove viene capita, non giudicata e accolta in maniera corretta, forse quella volta non lo dice, ma la volta successiva o quella ancora dopo magari trova il coraggio di essere aiutata. Poi degli aspetti psicologici non sono io l'esperto, ma sicuramente qualcuno più di me vi potrà spiegare meglio qual è la psicologia di una vittima di violenza estremamente complessa. Molte delle vittime, vi dicevo prima, chiaramente anche quelle non hanno la forza di denunciare, prima o poi da un pronto soccorso ci passavano, e guardate, non era un'esclusività di localizzazione, di evidenziazione del problema, era semplicemente un cercare di fare un po' di luce in quel punto oscuro sicuramente del servizio sanitario. Io avrei terminato la mia presentazione, devo dirvi che questa giornata è stata preceduta da una delibera della nostra azienda, in cui ha individuato e in qualche modo c'è stato un passaggio di consegne dalla parte di Vittoria Toretti, di cui vi porto i saluti nei miei confronti, nel senso che io sono diventato il responsabile aziendale della rete aziendale di Codice Rosa, e Alessandra Piffer è diventata la vice responsabile della rete aziendale di Codice Rosa, e Vittoria è rimasta come referente responsabile della
della rete regionale di Codice Rosa. Quindi questo è, mi fa particolarmente piacere essere qui con voi quest'oggi anche per questa situazione. Grazie davvero a tutti. Direi a Pietro che può mandare il video. Tolgo la mia presentazione. Okay, what's going on there? I'd like to order a pizza for delivery. Ma'am, you've reached 911. This is an emergency line. Large with half pepperoni, half mushroom. You know you've called 911. This is an emergency line. Do you know how long it'll be? Okay, ma'am, is everything okay over there? Do you have an emergency or not? Yes. And you're unable to talk because... Right. Okay, is there someone in the room with you? Just say yes or no. It looks like I have an officer about a mile from your location. Are there any weapons in your house? No. Can you stay on the phone with me? No. See you soon. Thank you. Allora, benissimo, ora può procedere allora la dottoressa? Pifferi, sì, può. Alessandra Pifferi può parlare. Pifferi. Buongiorno a tutte e a tutti. Vedete le mie slide? Mi sentite? Ancora no, dottoressa? Ancora no, Alessandra. Sì, molto bene. Ok, si vedono ora? No, per adesso no. Non si vedono? Condividi, riproviamo, altrimenti andiamo a braccio, perché no, se no te le mando io, non mi fa condividere. O le manda il dottore? Vai, o le metto io, le metto io, vai. Benissimo, devo, il dottore devo... ha finito Pietro. Ah, se no anche Pietro. Anche come vuole Pietro, va bene Pietro. No, no, va bene, no, dottore. No, va benissimo, no. Vai Pietro, vai tranquillo. Va bene, comunque io riprendendo un po' quello che è stato il video che abbiamo visto, vorrei centrare un po' l'attenzione su quella che è la sensibilizzazione degli operatori sull'argomento della violenza, vale a dire, gli operatori, uno dei primi passi che ha fatto Codice Rosa è stato quello di formare gli operatori di pronto soccorso, tutti quegli operatori che sono veramente pieni di formazione, perché sono sanitari che fanno formazione continuamente, ma fanno formazione molto tecnica, difficilmente affrontano questo tipo di argomenti. In realtà attraverso la sensibilizzazione di questi sanitari, come già anticipava il dottor Pagliara, cambia lo sguardo del sanitario e quindi la risposta che offre alla vittima di violenza all'arrivo in pronto soccorso, perché sicuramente questo può cambiare la risposta stessa della persona, può indurla ad abbandonare il percorso di pronto soccorso oppure a sentirsi accolta e di conseguenza affidarsi a questo servizio che è così spesso, diciamo, un po' sterile, no? Dal punto di vista umano, perché è proprio per propria caratteristica. Puoi andare avanti, Pietro, e vai avanti pure. E quindi l'aiuto che abbiamo cercato di dare nel tempo ai nostri colleghi, ma non solo di pronto soccorso, perché poi la nostra formazione è sempre, in tutti gli anni, stata estesa a tutto il personale sanitario, ma anche amministrativo, tecnico, aziendale, perché come diceva il dottor Pagliara, in qualsiasi punto della rete aziendale, ma anche extra aziendale, acceda a una vittima di violenza, si deve essere in grado di saperla quantomeno riconoscere.
E se poi non si ha la forza o la capacità o le conoscenze per affrontarle, quindi per aiutare, sapere comunque di essere all'interno di una rete e di potersi fare aiutare in qualsiasi momento dagli altri. Vedete che la percezione qual è? Spesso è sbagliata perché le donne maltrattate ricorrono ai servizi sanitari spesso con una frequenza 4-5 volte maggiore rispetto alle donne non maltrattate. Non parlo solo di pronto soccorso, ma non mi voglio addentrare troppo, ma anche ai servizi di ostetricia e ginecologia. La violenza in gravidanza è impressionante. I numeri della violenza in gravidanza, nonostante quello che si possa pensare, la gravidanza non è un periodo protettivo nei confronti della donna quando vive una relazione violenta. Naturalmente nelle relazioni sane sì, ma durante il periodo di relazione violenta assolutamente aumenta addirittura e alle volte è il primo momento in cui una donna subisce violenza in un rapporto. Gli operatori sanitari non hanno questa percezione e hanno sicuramente la percezione che sia un reato, ma non lo vedono come un problema di tipo sanitario. In realtà, se noi andassimo a vedere, oggi non ve li abbiamo presentati, saremmo un po' andati fuori tema, ma è un problema di tipo sociale, economico e anche assolutamente sanitario. E i medici e gli infermieri, proprio perché non hanno una formazione specifica a livello didattico, nei corsi di laurea per infermieristica e di medicina e chirurgia, non esiste, non è nella didattica o qualcosa che riguarda la violenza. Per questo spesso è possibile che non si sentano preparati ad affrontarlo, perché dietro ci deve essere tutto un tipo di preparazione anche dal punto di vista personale, psicologico. Non è così semplice a un tecnico della sanità, quali sono gli infermieri e i medici di pronto soccorso, affrontare una cosa che in realtà poi dal punto di vista psicologico ci fa guardare dentro spesso, perché se pensiamo ai numeri della violenza, che una donna su tre ha subito una qualche forma di violenza nel corso della propria vita, immaginatevi se tra gli operatori sanitari, così come fra tutte le persone, ma specialmente fra gli operatori sanitari, non c'è qualcuno che ha visto, ha subito, è stato vittima anche di violenza assistita, per cui da qui la difficoltà a volte anche da parte della persona di relazionarsi, perché di fronte a una vittima di violenza è di fronte a uno specchio, potrebbe succedere. E quello che consigliamo ai nostri colleghi è sempre quello che se non ci si fa, se non ce la si fa ad affrontare una situazione di questo tipo, si chiede aiuto al collega che è in turno con noi, a un medico, un infermiere. È meglio a volte passare, consentitemi il termine, la palla a un collega piuttosto che fare muro nei confronti di una persona che ci sta chiedendo aiuto. Avanti, Pietro. E non ho. Quindi tutti quelli che sono gli stereotipi di cui, degli operatori, ma guardate, non solo degli operatori, perché questi stereotipi sono vissuti sì dai sanitari, ma in generale, fino a che veramente non se ne parlerà tanto, non entrerà nella cultura, in un pensiero comune, questi sono stereotipi che sono di tutti noi, quando siamo operatori sanitari, quando siamo semplicemente dei cittadini e quindi è un fenomeno molto diffuso, è trasversale, si dice sempre democratica la violenza, non fa distinzioni fra ceto sociale, economico, culturale, religioso, assolutamente. Incide assolutamente sì sulla salute delle donne, ve l'ho anticipato, non è dato quasi mai da una momentanea perdita di controllo, Pietro, puoi andare avanti, tant'è che anche nel linguaggio se ne sente parlare quasi quotidianamente, su questo linguaggio sbagliato dei media a volte quando si parla di raptus, no? È quasi sempre premeditata la violenza e è una violenza che cioè, il raptus ci indica che una cosa accade in quel momento perché c'è una perdita di controllo. In realtà i maltrattanti maltrattano a lungo, nel corso del tempo, anni. Anni, veramente ci sono donne che dopo anni riescono a parlare, a dire di essere vittime di violenza anche dopo 18, 20, 25 anni. Alle volte anche addirittura mi è successo come operatore di 118 anche dopo la morte del marito. Una volta rimaste vedove, donne che avevano a livello psicologico ma anche fisico dei segni che erano rimasti talmente proprio a livello psicologico devastate,
e quindi sole e quindi con tutte le conseguenze che ci possiamo immaginare, hanno avuto il coraggio di dire che erano state vittime durante tutta la loro vita e che non l'avevano mai raccontato a nessuno. L'assunzione di alcol, droga, alle volte si pensa che possa essere il motivo, non lo è, può peggiorare la situazione, sicuramente in un contesto di una relazione violenta. Se poi il maltrattante assume alcol e droghe, sicuramente aumenta e aggrava quello che è la situazione. I partner violenti non hanno problemi psicologici nella maggior parte dei casi, non sono malati, non sono pazienti psichiatrici, ma sono assolutamente integrati nella società, è in grado di intendere e di volere e molto lucidi su quello che fanno. E non sono gli estranei nella maggior parte dei casi che rendono vittime le donne. Molto spesso, nella quasi totalità dei casi, è chi abbiamo accanto. È un compagno, un marito, un padre, un fratello, un parente. Puoi andare avanti, Pietro. E ulteriormente, ve ne dico qualcun'altra, per esempio, che la violenza sessuale accade raramente. Non è vero. Vedete bene che almeno una donna su tre e un uomo su sei, perché non ci dimentichiamo anche di tutte le altre vittime, poi più avanti ve lo dico, subisce una violenza sessuale, può capitare a chiunque. E gli stupratori non sono persone deviate sessualmente, sono fra noi, sono persone apparentemente assolutamente normali. Si sente dire a volte che le donne mentono quando raccontano di essere maltrattate o di aver avuto qualche tipo di abuso. In realtà sono state fatte de de degli studi da parte dell'FBI a livello americano, ma non solo, che vedete che il numero delle denunce false riguardanti gli stupri è di circa il 3%, e quindi la stessa in linea con la percentuale di tutti gli altri crimini gravi. E Pietro, se puoi andare avanti. Questi sono un po' i dati della Regione Toscana, come ha anticipato la dottoressa Spannocchi e poi Claudio. Codice Rosa è partito nel 2010 da Grosseto, dall'anno successivo, dal 2012, ha cominciato a estendersi a livello regionale fino a consolidarsi in tutti i pronto soccorso nel 2014 a livello regionale. E vedete che integrando via via le varie aziende, i numeri che sono venuti fuori alla fine del 2019 sono questi. E questi sono solo, le donne, quindi che hanno, le donne, i bambini, tutti quei casi di codice rosa che hanno avuto accesso nei pronto soccorsi e che magari hanno avuto il coraggio di dire di essere vittime di violenza o là dove gli operatori siano stati così sensibili da capirle e quindi da far aprire queste persone. Considerate, non ve l'ho detto un attimino, forse è saltato anche precedentemente, una caratteristica di Codice Rosa all'interno del pronto soccorso è quella di avere un setting adeguato per l'ascolto della vittima. Quindi esiste una cosiddetta stanza rosa che non è rosa, non è riconoscibile, è un ambulatorio qualsiasi all'interno del pronto soccorso, nel quale però in quei 20 minuti di cui si parlava prima, la persona viene fatta immediatamente accomodare e lì può prendersi tutto il tempo per aprirsi, per parlare, per confidarsi o per avere tutti i consigli del caso e avviare quello che è il percorso, se vuole, dall'uscita dalla violenza. Nei casi invece di abuso sessuale, all'interno di questa stanza c'è tutta la raccolta delle fonti di prova e tutta una serie di visite e quant'altro che vengono fatte attraverso delle procedure, procedure che adesso sono a livello regionale identiche per tutti e poi vengono declinate nei territori a seconda delle caratteristiche dei vari pronto soccorso. Pietro, puoi andare avanti? Abbiamo questa Istat 2020, quindi fresca fresca, che parla proprio della violenza ai tempi del Covid. Un dato su tutti, le chiamate al 1522, che è il numero nazionale contro la violenza, sono aumentate del 73%. Di contro, purtroppo, gli accessi in pronto soccorso sono diminuiti. Perché voi capite che è stato più semplice in questo periodo, più semplice è una parolona, però chiamare un numero di telefono, chattare, addirittura c'è la possibilità di chattare con il 1522, con il numero unico, quindi in maniera riservata, ma le donne non ce l'hanno fatta uscire da casa, andare in pronto soccorso a chiedere aiuto. Considerate anche tutte le difficoltà che vi potete immaginare, pensiamo anche ai bambini che sono in casa, per esempio, che sono stati in casa allora e che lo sono anche adesso, ragazzi che sono in didattica a distanza e quindi una donna non esce di casa, non se ne va.
non lascia il figlio in casa col maltrattante. Sono diminuiti molto i numeri in pronto soccorso. Speriamo, nonostante noi abbiamo fatto a livello regionale, ma anche della nostra azienda, una campagna informativa sia nei siti delle aziende che proprio di tipo cartaceo, dicendo che si poteva andare in pronto soccorso, che quello era un motivo per il quale una persona poteva uscire di casa. Avanti Pietro, l'ultima cosa che vi voglio dire, vi vorrei lanciare con Sabina, con la professoressa Spannocchi, abbiamo già parlato, insomma, se vi farà piacere in futuro, vorremmo parlare con voi anche di quelle però che sono tutte le altre vittime di violenza di cui Codice Rosa si occupa, e quindi gli anziani, i bambini che sono vittime essi stessi di violenza spesso, ma spesso sono vittime di violenza assistita. È fondamentale parlarne, perché sia gli uni che gli altri hanno una grandissima difficoltà, naturalmente tutti vi potete immaginare perché, a dirlo. Non dico a denunciarlo, ma a dirlo, a raccontarlo. Le persone con disabilità, e poi ancora Pietro, sicuramente tutte quello che è l'omotransfobia, quindi le persone LGBT, il razzismo e naturalmente le donne. Quindi io con questo concluderei e vi ringrazio tanto, tanto, tantissimo per l'occasione, per l'opportunità e perché insomma mi ha dato modo anche di conoscere delle persone fantastiche. Tra gli organizzatori, grazie, grazie mille. E noi ringraziamo veramente lei per il suo delizioso intervento, il dottor Pagliara, e lei per noi è stata veramente un'occasione eccezionale, spero che sarà la prima, e ce ne saranno tante altre, dove ovviamente i nostri informatici saranno più pronti e riusciranno a meglio ovviamente a risolvere questo problema. Purtroppo è la prima volta che veniva fatto e quindi le altre scuole, chi è riuscito in qualche modo a partecipare, alle altre mi sono già scusata personalmente, ovviamente manderemo ovviamente la registrazione in streaming di tutto questo convegno, perché veramente penso che ne valga la pena. Allora io in questo momento presento i ragazzi del laboratorio teatrale che devo ringraziare tantissimo, non solo perché loro sono il nostro futuro, ma perché dal 5 di marzo in poi, il 4 sera eravamo a scuola e dal 5 mattina siamo stati in lockdown completo perché si sono prodigati e sono stati disponibili in tutti i momenti e a tutte le ore della giornata, di sabato, di domenica, il giorno di Pasqua, il giorno dopo, cercando di fare veramente un qualcosa di impossibile, perché fare teatro nella nostra, come la chiamavamo noi, agorà virtuale, è stato veramente, veramente, veramente difficile, quasi impossibile, perché le letture, il teatro, si devono fare in presenza. Perché manca proprio la presenza fisica, il gesto, lo sguardo, la sensazione che provi in quel momento. E quindi anche oggi per loro non sarà assolutamente facile, ma loro ce la metteranno tutta. Sarà una lettura breve perché non volevamo prendere tempo ai nostri deliziosi, relatori. E la mandiamo, appunto, non vi dico da dove è ripresa la bibliografia e tutto il resto, vi voglio solo far ascoltare, la volevamo proprio fare prima della signora Giovanna Ferrari e della sua bellissima testimonianza, perché parla proprio di quello che poi sentiremo signora, ex docente anche, quindi collega, oltre che mamma di una vittima, Giovanna Ferrari. Parole per non dimenticare. Ogni giorno in Europa le donne cadono vittime di violenza, uccise, molestate, mutilate, costrette a sposarsi o rese sterili contro la loro volontà, abusate psicologicamente e fisicamente nella sicurezza delle loro case, uccise.
La violenza è la prima causa di morte delle donne fra i 16 e i 50 anni, più delle malattie, più degli incidenti. La gran parte degli episodi avviene fra le mura domestiche, nel luogo considerato più sicuro, in famiglia, ad opera delle persone più vicine. Mariti, padri, conviventi, fidanzati, parenti, colleghi di lavoro. È un fenomeno che non ha confini sociali o culturali. Può accadere ovunque e a opera di chiunque. È una delle violazioni più diffuse dei diritti umani in tutto il mondo e deve essere combattuta. Femminicidio. Così lo hanno chiamato. Fa pensare a un desiderio più o meno inconscio degli uomini di continuare ad affermare la propria superiorità con la prevaricazione, punendo la donna che non sta al suo posto, distruggendone la personalità con la violenza fisica o psicologica. Un'eredità di secoli di assoggettamento della donna all'uomo che ha avuto nella famiglia patriarcale il luogo privilegiato, talmente radicata che può far sembrare tutto ciò naturale. Ed è talmente introiettata e pervasiva che liberarsene sembra un'impresa titanica. La conquista della libertà, dei diritti, dei riconoscimenti professionali deve fare i conti con questa eredità storica e culturale. L'esercizio della libertà femminile si scontra ancora troppo spesso con il desiderio maschile di possesso, di rapporto prioritario. Molestate, mutilate, abusate, uccise. Ma anche le donne continuano a equivocare fra amore e violenza. Solo il 5% arriva a denunciare la violenza. Le altre, per paura, per vergogna o perché incapaci di decidere, essendo il maltrattamento mischiato all'amore, preferiscono tacere. Molestate, mutilate, abusate, uccise. Nessuno sembra trovare inquietante che il corpo su cui l'uomo si accanisce sia quello che gli ha dato la vita, ma anche il corpo che l'ha tenuto in balia nel momento di maggiore debolezza e inermità, che poteva dargli la vita o la morte, l'accudimento o l'abbandono. L'uomo deve capire che dell'umano egli non rappresenta che la metà, che dunque è limitato. La donna e l'uomo accedono all'universale umano mediante la loro parzialità. E il riconoscimento di questo limite equivale al riconoscimento anche dell'altro, nella sua differenza e nella sua libertà. La parzialità richiede un nuovo tipo di relazione, non più basata sul dominio di un sesso sull'altro, ma sul reciproco riconoscimento. È proprio in questo modo che vi volevano salutare, quindi salutarvi in collegamento, insomma in remoto non era semplice, quindi era spengere e riaccendere la telecamera. A questo punto io passerei la parola alla professoressa Spannocchi, che velocemente ci presenterà la signora Giovanna Ferrari. Benissimo, davvero complimenti a questi ragazzi del team teatrale, del laboratorio teatrale, perché hanno diciamo illustrato a 360 gradi i casi di violenza sulle donne, sotto tanti punti di vista. Noi abbiamo parlato fino adesso di come attivarsi appunto per chiedere aiuto. Purtroppo il caso che noi andremo ad ascoltare adesso è un caso in cui non c'è stata nemmeno la possibilità di intervenire. La persona che ci parlerà adesso è una persona, io l'ho conosciuta soltanto per telefono, l'ho vista oggi di persona, insomma tramite il collegamento, è una persona veramente di una forza morale, di una rettitudine, come si diceva prima,
unica. È una ex maestra, una maestra in pensione, quindi giustamente una nostra collega che ha insegnato quasi 40 anni, una mamma di due figlie, Elena e Giulia, e appunto a un certo momento la figlia, l'11 febbraio del 2009, Giulia, viene assassinata dal marito. È un caso proprio di uxoricidio, cioè di uccisione da parte di un coniuge. Un omicidio compiuto barbaramente, un omicidio che priva appunto una persona di quel diritto inalienabile, ripeto, che è la vita. E è stato oggetto, peraltro, questo racconto di un libro appunto per non dargliela vinta, che Giovanna Ferrari ha scritto per le edizioni del Ciliegio ed è pubblicato, è uscito nel 2012. E naturalmente, diciamo, ho visto, documentandomi un pochino, che questa storia è stata addirittura, diciamo, su questa vicenda è stata realizzata una puntata di Amore Criminale nel 2011. Io non vorrei rubare spazio a Giovanna, ringraziandola infinitamente, perché fa di una cosa privata, di qualcosa di estremamente delicato, che nessuno vorrebbe provare nella vita. Io l'ho detto appunto introducendola ai miei studenti, quando ci succede qualcosa di delicato, di grave, no? Abbiamo quasi una forma di protezione, no? Non vogliamo dirlo. Pensate invece una persona che abbatte il silenzio, il muro del silenzio, per renderci partecipi della sua vicenda e soprattutto per insegnarci qualcosa, per far sì che questo non riaccada più a nessuno. Si diceva con Giovanna, tante volte, no, diciamo, dobbiamo privarci, cioè rivolgiamo sempre un appello alle donne, diciamo appunto che le donne denuncino. Ecco, quando anche gli uomini, i giovani, vedono appunto che hanno un atteggiamento violento, che non riescono più a controllarsi, che c'è qualcosa in loro che non va, ecco, è il momento di chiedere aiuto, perché chiedere aiuto è un segno di forza. Come il naufrago in mezzo al mare, se chiede aiuto a una speranza di salvarsi per sé e per gli altri, così allo stesso modo, sia chi può assumere i tratti del carnefice, sia chi può assumere i tratti della vittima, ha appunto la possibilità di scegliere, quello che ci diceva la Doretti, no? Ciascuno non si sostituisce nel ruolo degli altri, ciascuno di noi deve saper fare la propria parte. Allora, lascio la parola a Giovanna, che ringrazio veramente per la disponibilità immediata che ha dato al nostro istituto. A te la parola, Giovanna. Grazie. Intanto, buongiorno a tutte e tutti. Io ringrazio veramente sentitamente l'opportunità che mi state dando e anche le parole con cui la professoressa Spannocchi ha introdotto la mia persona, che sì, ho un passato, un trascorso da maestra, e questo chiaramente lascia il segno, ma sono semplicemente la madre di una vittima di femminicidio. E io mi trovo sempre ad avere anche una particolare emozione nel raccontare questa vicenda a ragazze e a ragazzi della scuola, e perché è un ambiente che io amo particolarmente, ma anche perché li sto vedendo, i lettori e le lettrici di questi pezzi, veramente scelti con la massima cura, e che hanno colto benissimo quello che è il discorso della violenza sulle donne. Ma vedendoli in volto, ecco, sì, io provo una particolare emozione, perché è il ricordo di Giulia che mi ritorna. Perché vedete, queste donne, queste persone, che a qualsiasi età, a volte sono giovanissime, a volte invece sono persone già in età avanzata, rimangono vittime di questa violenza subita proprio da un convivente, da una persona con la quale hanno condiviso
esperienze affettive, ecco, sono fatti che sembrano, quando li leggiamo dall'esterno, assurdi, ma vi assicuro che anche quando li si conosce da vicini, quando capitano a te, cioè non, benché se ne senta sempre parlare di violenza sulle donne, fino a che non ti tocca, in poche parole, non si capisce fino in fondo la portata, la gravità di questo problema. E, un motivo l'avete individuato molto bene nelle vostre letture, è perché la violenza sulle donne fa parte del retaggio culturale che ci portiamo appresso dalla notte dei tempi, che legittima questo atteggiamento di superiorità e perciò anche di sottomissione della donna da parte dell'uomo, che filosofi, teologi, tutto il pensiero maschile, l'unico autorizzato ad esprimersi, hanno giudicato un essere inferiore. E malgrado i tempi stiano cambiando, per cui c'è una grande conquista di autonomia da parte della donna, è un'autonomia che costa. Io non voglio dire che la violenza sulle donne sia, diciamo così, una conseguenza della maggiore autodeterminazione femminile, perché è così da sempre. Adesso però c'è una maggiore consapevolezza e via via una maggiore immersione di questi fatti, che il più delle volte avvenivano o nel silenzio delle pareti domestiche, i panni sporchi famosi da lavare in casa, ma anche davanti a tutti accettati e condivisi, perché facenti parte proprio di questa cultura. E io devo dire che sì, se tante cose stanno cambiando, però se da un lato si esce dal silenzio col quale prima si nascondeva anche a se stessi quello che si stava vivendo, c'è però una specie di vendetta patriarcale, viene chiamata, cioè una volontà di ricacciare nel silenzio tutti questi fatti che vanno a mettere in evidenza come la violenza sulle donne sia una grave lesione dei diritti umani. L'avete detto benissimo, non parliamo di cose, diciamo così, da un punto di vista etico, accettabili o meno, ma è proprio una lesione dei diritti umani. Parliamo di torture, parliamo di uccisione, parliamo comunque di discriminazioni pesanti che la donna subisce nella nostra società. E se non siamo proprio ciechi del tutto, lo vediamo. Vediamo anche nelle difficoltà che la donna ha nel occupare posti lavorativi o comunque posti anche dirigenziali. Il famoso tetto di cristallo è ancora molto proibito alle donne, per cui c'è effettivamente una discriminazione ancora in atto nei confronti della figura femminile. Però noi vediamo spesso negare questo fenomeno. Lo vediamo anche nella narrazione della violenza. Questo è importantissimo, perché se da un lato ci sono persone che hanno acquisito una sensibilità eccezionale, e qua abbiamo l'esempio della eccezionale squadra di Codice Rosa, per le quali ho un affetto speciale, che appunto metto in evidenza la grande importanza di dare attenzione e ascolto alle vittime, appunto per accompagnarle nel lungo percorso di uscita dalla violenza. Io dico che però questo ascolto e questa attenzione alle donne vorrebbe fatto a tutti i livelli, anche a coloro che non entrano in pronto soccorso, o perché non ne hanno avuto il motivo, o perché comunque si sentono in imbarazzo anche ad accedervi. Mentre invece noi vediamo che molto spesso la violenza, anche quando è esplicita ed evidente, viene negata. Vediamo anche negli ultimi fatti di cronaca in cui stragi familiari, in cui non solo la donna ma anche i figli sono stati eliminati dalla mano di un uomo che ha pensato bene così di rivendicare il suo potere,
il pater familias, non solo non viene stigmatizzato dall'opinione pubblica, ma anzi viene quasi giustificato, elevato a gesto eroico e colpevolizzata la vittima. Ecco, questa della colpevolizzazione della vittima in quanto donna è uno dei motivi per cui è difficile anche uscire allo scoperto e dichiarare la propria violenza, e perché c'è vergogna, ma anche perché la donna stessa non si rende conto di stare subendo violenza. Ho fatto questo cappello introduttivo per introdurre un po' la nostra storia, la storia di mia figlia. Giulia aveva 30 anni, era sposata da 3 anni con un ragazzo conosciuto fino a quando aveva una quindicina d'anni nell'ambito del gruppo parrocchiale, per cui un bellissimo gruppo di amici, ragazze e ragazzi, che poi nel tempo in gran parte hanno fatto coppia fissa, si sono sposati, poi hanno avuto figli, e che continuano potendo ancora condividere questi momenti di amicizia. All'inizio soltanto amici, poi quando Giulia ha circa 20 anni, cioè alla fine del liceo, un tentativo di comunque approfondire la loro amicizia. Sarà lui a chiedere di mettersi insieme, e questa storia è andata avanti in maniera così molto tranquilla. Erano fidanzati, sì, ma Giulia ha nel frattempo frequentato i 5 anni di università, fra l'altro a Parma, per cui alloggiava a Parma perché per motivi di praticità anche nei spostamenti, e non sono mai emersi in questi anni, questa lunga conoscente frequentazione, elementi che potessero far pensare ai tratti tipici della violenza, che comunque non si inventa mai. Avete detto benissimo, non è che il femminicidio sia così, fatto di rottura con tutto il percorso precedente. E quando comincerà a stringersi il rapporto e si comincerà perciò a pensare anche a un matrimonio, Giulia ha terminato i suoi studi, si è laureata in psicologia, ecco, vi dico anche il campo di competenza che potevano anche metterla nelle condizioni perciò di comprendere bene quello che le stava succedendo. Però il discorso della violenza sulle donne non è un argomento così frequentato, sembra sempre che appartenga ad altri. Giulia comunque aveva avvertito negli ultimi tempi un certo disagio nei confronti di questo ragazzo, del quale comunque era innamorata, perché era una persona che conosceva molto bene, e però avvertiva, come posso dire, una certa freddezza da un punto di vista relazionale. C'era qualche cosa che a Giulia non tornava. Giulia è una persona molto aperta, molto empatica, per caratteristiche personologiche sue, era facilissimo che lei cercasse il dialogo, ma che riuscisse anche ad ottenerlo, appunto perché si metteva a disposizione dell'altra per l'ascolto, e faceva fatica però a entrare in quella sintonia profonda con questo ragazzo, che pure lei sapeva di amare. E questo è un poco, come posso dire, forse la premessa a quelli che noi col senno di poi, ma neanche, consideriamo i campanellini di allarme. Giulia, dopo la laurea, fa un anno di tirocinio post laurea e poi ha una grande fortuna, dati i tempi che corrono, di essere assunta come impiegata all'Unicredit. Giulia è una persona molto concreta, molto pratica, ha ormai 26 anni, con anche un progetto matrimoniale di vita davanti, per cui è contenta di deviare dal suo percorso di studi, che comunque è molto utile nel rapporto con i clienti,
E insomma, diventa una persona che passa da quella dimensione di studentessa. Lei era molto apprensiva, per cui anche gli esami creavano sempre grossi problemi emotivi e si sentiva sempre molto insicura. Noi spesso parliamo che l'autostima è carente nelle donne. Io dico che l'autostima si costruisce nel tempo. L'autostima non è una cosa che ce la danno con la nascita, noi ce la costruiamo in base anche alle esperienze di vita. E spesso le esperienze scolastiche possono comportare anche affrontando insuccessi o comunque problemi, possono anche essere momenti che autorizzano ad avere sfiducia in se stessi. Però Giulia ha sempre avuto, anche se non se grossi problemi di questo genere, una grande capacità di affrontare le difficoltà con tenacia, magari sfogandosi con un bel pianto liberatorio, ma poi ecco, era una persona tutto sommato tenace e forte. Ed è questo, lo ha capito proprio al termine di questo suo percorso scolastico, che le era costato anche grosse fatiche e sofferenze, ma ce l'aveva fatto in tempi normali e anche insomma con buoni risultati, e aveva ripreso in mano un poco così la sua sicurezza, la sua autostima. Ecco, può essere che questa cosa, da un punto di vista letto sotto l'aspetto psicologico, nei rapporti con questo ragazzo, abbia costituito un elemento di rottura, di un equilibrio che forse prima c'era, cioè lui era la roccia, quello forte a cui lei si rivolgeva anche per avere consigli, per sfogarsi nei momenti di sofferenza, e che lui insomma però trattava sempre un poco dall'alto in basso. Adesso Giulia ha acquisito invece una posizione in cui si sente probabilmente anche più alla pari con questo uomo. E questo può essere che non sia gradito invece a lui. Pare che ci sia stato anche un periodo in cui, proprio dopo che Giulia aveva finito gli studi, per cui era a casa, non c'era motivo di avere su di lei dubbi che potesse tradirlo, cioè i soliti discorsi che vengono tirati in ballo sulla gelosia, che poi più che altro mettono in evidenza l'insicurezza da parte di questi uomini. Ecco, in quel periodo lì pare, o almeno lui si vanta di averla pedinata, di aver tenuto sotto controllo le sue mail, il suo cellulare, atteggiamenti tipici dello stalking, che sicuramente non sono segnali positivi. Ma poi si sposano, tutto sembra sempre funzionare al meglio. Giulia era felice e del suo matrimonio, o almeno così appariva, e della sua situazione generale. Sotto l'aspetto economico non c'erano problemi di nessun genere. E Giulia, 30 anni, vi dicevo, aveva un suo progetto familiare fortissimo, che era quello di avere figli. Giulia desiderava tantissimo avere figli perché amava moltissimo i bimbi. È un progetto che è inizialmente condiviso, anche se lui ha regolare il tutto, dire quando, ecco. E quando finalmente anche lui dice ok, è il momento di mettere in atto questo nostro progetto, c'è l'inciampo, perché questo bimbo che Giulia amava tantissimo e che forse lui aveva accettato, sì, condiviso come progetto, ma chiamava meno forse, mette in crisi la coppia perché questo bimbo non viene subito. È normale, questa è una cosa normalissima, però nella mente di questo personaggio, che la perizia psichiatrica poi definirà narcisista, e perciò una persona che non può concedersi nessuna defiance, deve essere sempre al top, vincente, ecco, questa cosa nella sua mente, perché nessuno chiaramente lo mette nelle condizioni di sentirsi a disagio perché il bimbo non viene al primo colpo, insomma, sono cose assurde perfino, però creano
una frattura nella coppia. E a distanza di pochi mesi dall'inizio di questa ricerca di maternità, lui vorrebbe rinunciare, che Giulia fosse consenziente a rinunciare alla ricerca di questo bimbo. E Giulia, che era stata sempre a quello che lui le aveva imposto, più che suggerito, a questo punto non è più disposta a cedere, disposta a vedere insieme come superare questo problema, che era un problema che rientrava nella norma, ma non a assumere di nuovo la pillola anticoncezionale e rinunciare per un tempo che lui non sa definire quanto alla maternità. Questo è forse il primo no. Il primo no che mette però quest'uomo davanti a un suo problema. Negli ultimi giorni di vita, Giulia, siamo ai primi gennaio del 2009, Giulia non si sente più in grado di reggere la sofferenza che stava vivendo, anche perché oltre a questo problema di questo bimbo che non veniva e dell'attrito col marito, lui mette in atto nei suoi confronti una serie di atteggiamenti che sono tipici della violenza psicologica, quella più subdola e devastante della serie: non parlarle, non vederla, ignorarla anche sotto l'aspetto fisico. Giulia era una ragazza come siete tutti voi, una ragazza giovane, una bella ragazza, che sicuramente non aveva problemi, quelli che purtroppo anche queste fanno però parte della violenza sulle donne, ecco, di dover avere un aspetto conforme a certi standard di bellezza femminile. No, non aveva questi problemi, però lui la fa sentire così, incapace, e soprattutto il fatto che le venga negato questo suo desiderio di maternità la fa soffrire moltissimo. Ed è una sofferenza di cui lui è ben consapevole e fa parte anche della sua strategia, perché la sua strategia è quella di suicidare la moglie. Noi siamo al corrente di quello che stava succedendo, ci siamo schierati subito dalla parte di Giulia, perché nel momento in cui lei avesse deciso di interrompere la relazione, di accedere a una normale separazione, noi saremmo stati dalla sua parte, anzi stavamo sollecitandola in questo, però era proprio lui a non decidersi, teneva un po' in sospeso la cosa, temporeggiava. Chiaramente noi non eravamo nelle condizioni di leggere le intenzioni di quest'uomo. Ci cominciava a infastidire molto il fatto che lui la facesse soffrire così, insomma, era il classico gioco del gatto col topo, e questo lo si vedeva bene e non potevamo tollerarlo, ma non avremmo mai pensato che potesse ucciderla. Non abbiamo mai avuto paura di questo, né noi né Giulia. Cioè non è sempre così evidente e visibile la violenza. Teniamo presente che, come sempre succede, dall'esterno quest'uomo aveva questo atteggiamento di uomo integerrimo, bravo ragazzo, lavoratore, e tutto quello che poi sentiamo dire, perché non sono soggetti facilmente individuabili. Il uomo violento non ha l'etichetta in faccia, generalmente queste azioni le agisce nel segreto dell'intimità familiare. Sì, aveva un caratteraccio a volte, era il tipo a cui piaceva dominare sugli altri, mettersi in vista, ma quanti ce ne sono di cosiddetti narcisisti che comunque non uccidono, ecco, non è così facile. E non è facile, se non è facile prima, soprattutto da parte di chi sta subendo questa cosa, questa violenza psicologica che è forse più devastante di quella fisica. Se avesse ricevuto anche solo una sberla, forse sarebbe stato un segnale più evidente. Invece era quella violenza stupida che tende ad azzerarti come persona e a
colpevolizzati di tutto. Lui subdolamente diceva che non voleva, sì, non era in, non si sentiva più in, nelle condizioni di continuare a volere un figlio, ma non sapeva motivare il perché. E anzi diceva: non ho nessuna recriminazione da fare nei tuoi confronti, sei una brava moglie, tieni pulita la casa, non rompi come fanno tante altre, a quanto pare hanno questi i suoi standard di brava moglie. Ma non so che cosa mi sta succedendo, e diceva: non mi stai aiutando. Tremenda questa cosa, tipica anche questa del manipolatore, che gioca la carta del vittimismo, rovesciando in ogni caso la responsabilità di quello che sta succedendo, perfino anche di capire che cosa sta succedendo, sulla vittima che sta subendo e che viene così paralizzata. Giulia era una persona molto empatica, avevo detto, una persona molto aperta, molto tollerante, ma attenzione, non era affatto un'oca come generalmente vengono etichettate le donne che vengono uccise. Questa è una cosa la quale io mi ribello, appunto perché conoscevo Giulia, una persona che ti avrebbe dato il cuore, ma attenzione, prenderla per il verso del pelo. Era una persona che sapeva anche reagire, e lui lo sapeva. Tant'è vero che, e abbiamo documento chiaro di come anche lui si relazionava con lei in uno scambio di mail proprio degli ultimi tempi, in cui lui ha questo atteggiamento anche molto viscido, mentre lei le risponde in una maniera molto decisa, molto chiara, senza giri di parole. Era una persona determinata, era una persona adulta a quell'età lì, e lei voleva appunto capire che cosa fare della sua vita. Era lui che non glielo spiegava, perché aveva altri progetti. Nella situazione in cui lui si è venuto a trovare, della quale dopo vorrei parlare, perché è importante, mi riaggancerei a quello che ha detto la dirigente scolastica, la dottoressa Mancini, e mi ritrovo moltissimo nelle sue parole, quello del disagio che vivono anche questi uomini che poi agiscono a violenza. Lì ci voglio tornare, vi dico soltanto in poche parole cosa è successo. Comunque, lui a un certo punto si è trovato in una condizione di vivere male questa situazione di questo figlio che non veniva. Forse per caso, o non si sa come, si è trovato con una nuova compagna di pallavolo, lui giocava a pallavolo, una ragazza piuttosto anche libera di costume, disinibita, insomma si è stretta una relazione in cui lui, da bravo narcisista, un poco frustrato dalla crisi che stava vivendo con la moglie, ha investito di nuovo il suo ardore di maschio, e la moglie era un ostacolo da eliminare. Da eliminare in modo più indolore, ovviamente per lui, e che gli permettesse di poter continuare il suo progetto di vita con questa nuova persona in maniera rapida. Una separazione avrebbe comportato tempi più lunghi e possibilmente anche, da un punto di vista economico, senza grosse conseguenze, perché questa è una persona molto attenta. Noi generalmente raccontiamo questi femminicidi come gesti sublimi, eroici, il raptus, la gelosia. Guardate, sono tutte costruzioni false, sono tutte costruzioni che fanno parte del femminicidio. Voi sapete che femminicidio non va equivocato con femicidio, che è l'uccisione in sé, è tutto il contesto che prepara e a un certo punto incentiva il femminicidio. È dato da tutto il contesto sociale, da tutto un complesso di fattori culturali che viene agito da tante persone. Per cui questo era il progetto. Ecco, la sera dell'11 febbraio 2009 lui la tira con un pretesto presso l'abitazione dei suoi genitori, che non erano in casa. È un'aggressione rapidissima,
con un grosso sasso la colpisce alla testa, muore, lei muore in pochissimo tempo e lui è velocissimo a fare tutta una serie di azioni ben organizzate per simulare un suicidio. Scaraventando il cadavere di Giulia dall'alto di uno spezzone di un manufatto di cemento che si propende nel fiume Secchia, che corre vicinissimo a dove abitiamo noi, dove abitavano anche Giulia e suo marito, e poi l'avrà anche qua tutta una serie ma veramente molto dettagliata di azioni in un tempo che tra l'altro è tutto ben documentato, assolutamente breve, e conclude chiamando in causa noi genitori, ci chiama preoccupato, si dice, perché Giulia è scomparsa e ha lasciato uno strano biglietto. Ecco, io faccio sempre questa osservazione: voi dovete provare a mettervi nei panni di genitori che vengono chiamati a addirittura fare ricerche della propria figlia che potrebbe avere fatto un gesto, o si teme possa avere fatto un gesto di questo genere, conoscendo anche la situazione di sofferenza che sta vivendo. Ci vuole una grande crudeltà da parte di questi individui per riuscire a coinvolgere e scaricare tanta ansia, tanta sofferenza anche sui genitori della vittima, sui genitori di quella donna che lui ha appena ucciso, genitori che nei suoi confronti hanno sempre avuto il massimo dell'atteggiamento di apertura, di affetto, è entrato a far parte della nostra famiglia, era parte dei nostri affetti. Io mi faccio sempre questa domanda: ammesso e non concesso che lui potesse aver maturato un atteggiamento di particolare ostilità nei confronti di Giulia, ma io so per certo che non poteva avere questi atteggiamenti nei nostri confronti, eppure ci ha usati. Questo per dirvi come questi individui, e nella caratteristica anche del narcisista, questi gesti si compiono nell'assoluta mancanza di risonanza emotiva, con un'indifferenza alla sofferenza altrui che veramente spaventa. Cioè, non sono individui che perdono un attimo la testa, come poi vorranno far credere. Sono uccisioni, sono eliminazioni ben programmate e lucide e finalizzate a ottenere un loro vantaggio. Devo però dire questo, che parliamo tanto di violenza sulle donne, e tanti mi dicono: perché non ha capito, o non avete capito voi quello che sta vivendo, perché non ha denunciato, perché non ha chiesto aiuto? Ma, torno a dire, vivere questa situazione non è facile, avvertire quello che sta succedendo, ma io invece mi chiedo: perché col senno di poi, dopo aver visto tutto quello che quest'uomo ha fatto e che continuerà a fare nel corso del processo, cioè continuerà a rovesciare colpe e responsabilità sulla vittima per un puro scopo difensivo. È chiaro che viene scoperto molto velocemente anche per una coincidenza sfortunata per lui, per cui si capisce subito che lui ha tirato di proposito Giulia per ucciderla, perciò sarebbe un delitto premeditato in maniera anche molto, molto attenta, ma chiaramente è un crimine che è molto peggiore sotto l'aspetto sanzionatorio. Potrebbe prevedere anche l'ergastolo. Ecco allora che prontamente si cavalca la linea difensiva, che è quella tipica di tutti questi uomini che uccidono, ed è quella enfatizzata anche dai media. Raptus per gelosia, eccola là, gelosia per cui la colpa è di Giulia. E da qui in avanti il corso delle indagini verranno subito incanalate in questo che è, diciamo così, la giustificazione al femminicidio. Subito viene intrapresa
e anche purtroppo tutto il percorso giudiziario sarà ancora femminicidio. È femminicidio e io insisto, è il peggiore dei femminicidi. Io sarei più portata, non dico a giustificare, ma a dire ok, lui l'ha fatto questa bruttissima cosa di uccidere un essere umano, di uccidere una persona e tutti gli affetti collegati a questa persona. Ha sbagliato, deve pagare. Ma che addirittura chi dovrebbe proteggere la vittima si attivi in tutti i modi a proteggere il suo assassino ai danni della vittima, colpevolizzandola e uccidendo anche la dignità della vittima, facendola passare per una persona indegna di vivere, perché da sempre ha tradito quest'uomo, cioè questa è la linea difensiva che viene attivata in questi casi. È stata chiesta addirittura una perizia psichiatrica, che solo per un caso o perché era troppo evidente, non fa passare il raptus, il vizio di mente, il discontrollo episodico come era stato invocato dal suo consulente di parte, chiaramente pagato fior di quattrini, perché queste cose qua, diciamolo, cosa c'è dietro poi a tutte queste risultanze processuali. E che proprio dalla perizia psichiatrica e dalla consulenza psichiatrica prodotta dal consulente del GIP, per cui una persona che parla a nome del giudice, perciò del popolo italiano, venga escluso sì il discontrollo episodico, ma venga esclusa anche la premeditazione e data la versione edulcorata del delitto di impeto in base a uno scompenso emozionale dovuto al fatto che questa donna non era mai stata non era mai stata nel ruolo imposto alla donna, quella cioè di essere sottomessa al marito. Lei è una persona esuberante e libera e ha sempre deluso quest'uomo che invece era bisognoso di controllo. Questo benché durante la perizia psichiatrica vengano fuori tanti degli elementi per capire la personalità di questo individuo, capire anche i suoi problemi e capire anche, perché lui se ne vanta, la violenza psicologica che lui aveva attivato anche in precedenza. Ecco, io di fronte a queste cose mi sento un poco offesa dal fatto che troppo spesso si faccia ricadere la responsabilità della violenza su chi la subisce, che dovrebbe rendersene conto quando, col senno di poi, dopo aver visto tutto quello che quest'uomo ha fatto, si continui a colpevolizzare la vittima per alleggerire il peso del crimine da quest'uomo. Viene cioè ripercorso il delitto d'onore, e guardate, non è delitto d'onore solo per il fatto della gelosia, perché proprio dalle evidenze processuali, dalle indagini, è lui stesso che conferma il fatto di avere un amante e che in quel periodo lì era geloso dell'amante, non della moglie, che neppure vedeva fisicamente, proprio vengono fuori in maniera molto chiara queste cose. Però lui dice che per lui la separazione sarebbe stata una cosa inaccettabile per il suo onore. Capite che è una motivazione molto fragile, perché chi è che non si separa al giorno d'oggi? Lui non si è mai vergognato, neanche pentito di aver ucciso la moglie, questo ve l'assicuro. Pretendere che di non essere stato capace di affrontare una normale separazione, vivendola come un'ignominia, cioè è una cosa assurda, ma in ogni caso ci fa capire come la difesa dell'onore maschile sia ancora prevalente a quello dell'onore femminile. Della donna si può sempre dire che è una poco di buono, anche dopo che è stata uccisa, ma se l'uomo si sente ferito dalla sconfitta del suo progetto di vita, dovendo
così, accedere a una separazione ne ha tutto il diritto. Cioè, queste sono sentenze che, torna a dire, incentivano il femminicidio. Ma nello signora, stesso... signora Giovanna, mi scusi se la disturbo e se la interrompo, non è per cattiva educazione, perché vorremmo continuare a sentir lei ancora per tanto tempo, ma abbiamo solo 7 minuti e dovevano essere altri 2 interventi, quindi questo significa che non abbiamo terminato. Non la sento più. Il discorso. Dicevo che questo mi dispiace e non è neanche buona educazione interrompere le persone. Poi in questo momento io ho i brividi addosso, sono emozionatissima e come penso tanta gente ha scritto tantissimi messaggi, perché tutti veramente siamo toccati da questo intervento. E questo purtroppo la devo interrompere perché mancano solo 6 minuti e ci dovevano essere altri 2 interventi, e quindi casomai sia la dottoressa Amai Albano che la dottoressa Francesca Francesconi, nostra psicoterapeuta che segue i ragazzi della Field Education che lavora nel nostro istituto, ovviamente faranno solo un saluto, però questo significa che è un filo che abbiamo ovviamente iniziato a tessere insieme, e noi rifaremo un altro momento in cui ovviamente ci sarà il termine del suo racconto, perché veramente lei ha bisogno di molto più spazio di quello che avevamo previsto, perché veramente non interessante di più, è una lezione di vita che ovviamente serve a tutti noi. Quindi mi scusi se l'ho interrotta, però almeno la dottoressa Mai Albano e la dottoressa Francesconi ci faranno un saluto. Io a scusarmi davvero, perché nel foro del discorso ho perso la cognizione del tempo. No, ma la capisco perfettamente, non si deve scusare, ma è un invito, quindi questo è un discorso in fieri che dovremmo continuare. Grazie. Allora, passo velocemente la parola soltanto, quindi anche questo vuol dire in fieri, quindi vuol dire che ci sono veramente tante cose da dire e tante riflessioni da fare, quindi nella dottoressa ovviamente Mai Albano, nella dottoressa Francesca Francesconi potranno ovviamente fare il loro intervento. Avevamo anche dei materiali veramente interessanti, la dottoressa Francesconi ci aveva mandato un filmato che veramente fa tanto riflettere, però passo loro la parola almeno per fare un saluto. E le ringrazio della loro ovviamente presenza fin da stamani mattina alle 9:30. La parola alla dottoressa Mai Albano e poi alla dottoressa Francesconi, che ci lasci in 2 parole un messaggio di speranza. Bene, allora buongiorno a tutte e a tutti. Allora, io sono psicologa e coordinatrice del centro Aiuto Donna Lilith, che è un centro antiviolenza che opera come sede centrale alla pubblica assistenza di Empoli, e abbiamo inoltre 13 sportelli d'ascolto in tutto il territorio dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore. Questo perché in ciascun comune è importante che una persona che ha bisogno d'aiuto trovi un riferimento immediato, senza necessariamente doversi allontanare e spostare. Lilith è un centro antiviolenza che si occupa di donne e minori vittime di violenza, offrendo sostegno psicologico, assistenza legale, protezione per quelle situazioni di alto rischio per l'incolumità, e progetti di fuoriuscita dalla violenza che intervengono su tutte le aree di fragilità, in primis quella del reinserimento socio-lavorativo. Siamo reperibili 24 ore su 24, e vi lascio il riferimento telefonico che è 0571 7251 56, quindi per qualsiasi curiosità, necessità, chiamateci pure, siamo sempre disponibili all'ascolto e al supporto.
Passo la parola ora alla dottoressa Francesca Francesconi, che ovviamente ci saluterà, però ci riproponiamo tutti perché mi stanno scrivendo tutti e volevano sentire, mi stanno brontolando perché ho interrotto la signora Giovanna Ferrari e volevano sentire gli altri interventi, però purtroppo il tempo oggi è stato veramente tiranno. Questo significa che è stato bello e che tutti sono interessati. Quindi ripeteremo e magari ovviamente anche in modo che tutti, anche gli altri che oggi volevano partecipare, qualcuno ci è riuscito, altri no, possano partecipare. Francesca, a te la parola. Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio per avermi dato l'occasione di a questo punto partecipare, ma soprattutto ascoltare gli interventi che sono stati fatti. E niente, il mio intervento doveva essere un intervento rispetto al tema della prevenzione della violenza sulle donne, al tema della cura, no? Come poter uscire dalla violenza. Non c'è il tempo per farlo, però ecco quello che mi preme sottolineare è che Io credo che sia doveroso, necessario partire proprio dai nostri ragazzi ed era a loro appunto che volevo rivolgermi perché forse è solo partendo da loro che se vogliamo provare ad attuare un cambiamento socioculturale che solo loro oggi possono fare, perché se i dati legati alla violenza sulle donne sono ancora dati così importanti, così alti, vuol dire che la nostra generazione, quella dei docenti, almeno la mia, non c'è riuscita. Quindi se vogliamo avere una prospettiva e una speranza per il futuro bisogna iniziare a lavorare in termini di prevenzione sulle nuove generazioni, mettendo al centro proprio i nostri ragazzi. Quindi ecco, io oggi non ho l'opportunità di poterlo fare, però conto davvero insieme alla collaborazione della professoressa Desideri, delle altre professoresse e della dirigente scolastica di poter lanciare, dare il messaggio che io oggi volevo dare ai nostri ragazzi all'interno appunto di progetti magari all'interno appunto dello stesso istituto e quindi creare nuove occasioni per poter parlare di questi aspetti, non solo appunto nella data del 25 novembre. E niente, vi lascio con delle parole che spero possano attivare delle riflessioni in voi ragazze e ve le leggo, purtroppo mi sono persa la fonte, però secondo me è una distinzione molto importante che merita una riflessione. Allora, ci sono voluti migliaia di anni per capire che nel 90% dei casi l'omicidio di una donna non è uguale a quella di un uomo. Un uomo può essere ucciso perché è troppo ricco o troppo povero, perché è un delinquente o perché è troppo onesto, perché vuole il potere o perché lo intralcia. Una donna, nella stragrande maggioranza delle occasioni, viene uccisa semplicemente e tragicamente perché è donna. E non è una differenza da poco. L'uomo viene ucciso per ciò che fa. La donna, spesso, viene uccisa per ciò che è o per ciò che si rifiuta di essere. Quindi, ragazze, donne, non vi illudete che se smettete di fare una determinata cosa che lui vi chiede, lui smetta di picchiarvi o fare violenza psicologica, perché spesso non è per ciò che fate che questa viene messa in atto, ma per lo più per ciò che siete, semplicemente una donna. Ecco, e con questo... Dicevo che è con questo messaggio che appunto voglio... spero di attivare delle riflessioni, poi insomma... ci saranno altre occasioni per poter parlare di quali possono essere gli interventi di prevenzione e gli interventi di cura. Lo faremo sicuramente perché tutto quello che è continuato oggi non deve finire oggi, perché appunto di violenza di genere o contro le donne non se ne deve parlare solo il 25 di novembre, mi sembra troppo riduttivo, ma la sensibilizzazione deve andare avanti ovviamente tutto l'anno e visto che siamo rimasti, diciamo, a metà, perché siamo rimasti a metà del nostro convegno di oggi, quindi con la professoressa Spannocchi, Ferdani, le altre colleghe di lettere e la dirigente scolastica, ovviamente creeremo sicuramente prima possibile un altro evento per poter ovviamente finire quello che abbiamo iniziato oggi. E a questo punto... Grazie. Ringraziamo veramente di cuore tutti,
il dottor Pagliara, appunto Alessandra Pifferi in particolare. Veramente non ci sono parole per ringraziare la signora Giovanna Ferrari, la cui testimonianza veramente ci ha in qualche modo squarciato tante diciamo sfaccettature del fenomeno della violenza, una violenza sottile, una violenza perpetrata all'interno delle mura domestiche, come abbiamo detto. La ringraziamo davvero di cuore per la rettitudine, per il coraggio che dimostra per tutti noi. Questo è senso civico, investire proprio nella comunità in cui viviamo, non chiudersi di fronte al dolore. Quindi io sono davvero diciamo grata del suo intervento e la invitiamo fin da ora, la signora Giovanna Ferrari, se vorrà, ad essere appunto in collegamento con noi, perché noi facciamo tanti interventi, tante iniziative, e quindi ci farebbe veramente piacere di cuore poter intessere un rapporto, ecco, duraturo nel tempo. Ringraziamo i nostri ragazzi del laboratorio teatrale, il Vittoria Doretti, che è stata insostituibile veramente, ringraziamo tutti gli studenti che hanno partecipato e sono loro i protagonisti della nostra giornata, e i docenti che hanno capito, che si sono adoperati a capire che fare una lezione come questa non è perdere tempo, ma è fare lezione, educare appunto alla civiltà, è crescere insieme. Il mio grazie naturalmente va alla professoressa Desideri, con cui ci siamo ritrovati continuamente, va a tutti gli studenti e gli ex studenti che si sono adoperati continuamente, indefessamente, per mettere in campo ogni loro energia per riuscire a portare a termine questa iniziativa, va a Pietro, a Pietro Cinelli, che per tutto il tempo è stato con noi, e a tutti i docenti che a vario titolo, la professoressa Moroni, la professoressa Marchetti, la professoressa Peola, la professoressa Ferdani, che ci hanno dato spunti, suggerimenti, aiuti continui. Quindi un grazie da parte mia a tutte le persone che ci hanno ascoltato e sono intervenuti questa mattina. Mi associo ovviamente a quello che ha già detto la professoressa Spannocchi, e nel ringraziarvi tutti avevo già dato per scontato che la signora Giovanna Ferrari e tutti i relatori di oggi ci dessero nuovamente la loro disponibilità per finire ovviamente questo nostro convegno. Mi sembra che non ci dovremmo essere dimenticati di nessuno. Un grazie a tutti e a presto, arrivederci.